Oggi abbiamo Model S e Model X. Model X, per esempio, è oggi il nostro crossover che ci permette di ospitare fino a 7 persone a bordo e può essere utilizzata appunto come una macchina di tutti i giorni, non soltanto per un uso prettamente urbano, ma una vettura da poter utilizzare anche nel tempo libero per effettuare lunghe tratte, lunghi viaggi, perché tanto l'autonomia già oggi ci permette di raggiungere fino a 565 km secondo il circuito di omologazione oggi esistente. Partiamo dal presupposto che la ricarica principale per noi deve essere considerata quella domestica. Infatti si può tranquillamente utilizzare l'impianto elettrico di casa attaccandolo anche a una presa della 220, dove attaccheremo un elettrodomestico qualsiasi, e già quello in una notte ci permette di ricaricare a sufficienza per quello che è l'utilizzo medio del guidatore italiano. Viceversa, nel momento in cui voglio effettuare un viaggio, appunto mi posso avvalere della infrastruttura di ricarica supercharger, dove ci sono sempre più di una colonnina, per cui il rischio di trovarle occupate è veramente remoto, e poter ricaricare in meno di 30 minuti circa 270 km. Quindi poter proseguire il mio viaggio. Quello che abbiamo già oggi è raggiunto un importante traguardo di 250.000 unità presenti globalmente. Quindi questo ci dimostra come la mobilità elettrica e come Tesla sia una realtà già concreta. Quello che sarà poi con Model 3 sicuramente ci permetterà di entrare in nuovi segmenti di mercato più abbordabili, più avvicinabili alla massa fondamentalmente.